Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento di diritto a vivere in un ambiente sano, articolo 32 della Costituzione. Continuiamo a parlare con il nostro esperto, l'avvocato Luigi Aloisio, di un altro argomento. La scorsa puntata ci eravamo lasciati dicendo che avremmo parlato oggi dell'eolico. Allora, iniziamo a spiegare cos'è l'eolico e cos'è un parco eolico e poi andiamo ad approfondire gli altri argomenti. Intanto buonasera e ringrazio per questi approfondimenti che consentono di diffondere delle notizie in maniera semplice e con casi pratici. Allora, l'eolico è molto semplice, eolo il vento, di conseguenza è la produzione da fonte rinnovabile attraverso l'energia dovuta alla rotazione delle pale, chiamiamole così semplicemente, delle turbine attraverso la forza del vento. Questo è il concetto, è inesauribile come fonte perché il vento è una fonte inesauribile. Di conseguenza, come il sole, come il vento, sono quei mezzi di produzione, chiamiamoli fonte di produzione energetica rinnovabile perché sono, come dicevo, inestinguibili. Ecco, tecnicamente non rinnovabili significa che non cesseranno col tempo, quindi il petrolio potrebbe cessare, cioè, ci potrebbe essere un caso, un momento in cui non c'è più petrolio, anche a seguito dell'aumento della popolazione. Questo vale per le altre fonti di produzione tradizionali. Abbiamo delle fonti invece cosiddette rinnovabili che il tempo non porta a nessun esaurimento. Potrebbe esserci una diminuzione, c'è un anno in cui il vento diminuisce, la luminosità diminuisce, ma non cesseranno mai queste fonti, non cesseranno mai di esistere. Ecco l'importanza delle energie rinnovabili. Il parco eolico come funziona? Parchi eolico, ci sono queste turbine con le varie pale, ci sono le pale bipale a due, le tripale, che sono quelle che sono presenti nei grandi parchi, quindi tre pale che hanno una loro rotazione dovuta alla forza del vento. Questa rotazione, come i vecchi mulini al vento, porta una trasformazione in energia. Questa energia viene immessa, questo è importante, in queste condotte che confluiscono nelle centrali di raccolta terna, gestisce la distribuzione in tutta la nazione, perché è gestita chiaramente a livello nazionale, non è che la produzione poi porta a diffondere l'energia, per esempio, da parte del comune o della regione direttamente, ma va tutta a confluire nella rete nazionale, quindi i singoli parchi, facendo confluire tutte le energie prodotte nella rete nazionale, significa che tutta la nazione, tutta l'Italia se ne trova beneficio dalle varie singole produzioni. Lei ha esperienza diretta, poiché è il sindaco di San Sostene e a San Sostene c'è il parco eolico. Quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi? Allora, intanto iniziamo su un aspetto importante. Lei indicava la mia funzione pubblica, che è quella di sindaco. Di conseguenza il primo impatto è l'aspetto economico, che secondo me, ecco, da sindaco è fondamentale. Quindi in questo caso distingo la mia posizione di avvocato ed esperto specializzato in questa materia e parlo da sindaco. Ho portato degli elementi che secondo me, oltre ad inquadrare bene il concetto, ma soprattutto danno dati concreti su una produzione di 10 anni, quindi
Non stiamo parlando di un breve termine, ma di un medio termine. Ho preso chiaramente gli ultimi anni. Vi faccio degli esempi. Ho iniziato dal 2015. Nel 2015 il corrispettivo è stato di oltre 390.000 euro. Nel 2016 oltre 430.000 euro, stiamo parlando di annualità. Nel 2018 428.997, quindi quasi 430.000, a cui si aggiunge un corrispettivo per l'installazione di un anemometro, che è un anemometro di campo, da campo, cioè per controllare la ventosità durante l'anno, e quindi ci sono oltre 31.000 euro, quindi aggiungiamo 429 e 31, arriviamo a 460.000 euro circa, quindi 2018. 2019, 391 rotte, quindi quasi 400.000, 2020, 386.000. Quindi se noi analizziamo gli ultimi 5 anni, c'è stato un minimo di circa 390.000 euro, cioè quando c'è stato un anno di non ventosità non si è andati al di sotto dei 390.000, fino ad arrivare in alcuni anni a 460-470.000 euro. Per capire bene l'impatto in un bilancio comunale, allora ho preso i dati del 2020, per esempio, del bilancio. San Sostene ha una crescita di popolazione che nei mesi estivi chiaramente si triplica, quindi le esigenze sono tante. Se noi calcoliamo l'IMU di entrate, ho preso le entrate, 400.000, rifiuti 300.000, vado sul circa, e i trasferimenti statali circa 200.000, l'acqua circa 200.000, gli altri diritti, quindi segreteria eccetera eccetera, 40.000. Noi raggiungiamo nel complesso circa, compreso l'eolico che poi diremo, circa 1.500.000 di entrate globali. Però per i rifiuti sappiamo che il bilancio è come una tasca, quello che entra esce, perché serve per pagare il costo dei rifiuti, quindi non si può spendere per altre cose. L'acqua stessa cosa, quello che entra esce per riparazione acquedotto, la parte di Sorica, tutti gli interventi che vengono fatti relativamente all'acqua. Se noi eliminiamo questi e vediamo ciò che è disponibile effettivamente, 400 più, eliminando l'eolico per adesso, 400, 200, quindi 640.000 euro, senza considerare l'eolico. Cioè con 640.000 euro bisognerebbe pagare tutti gli impiegati, la luce, dell'illuminazione pubblica del comune, il telefono, tutti i vari servizi e i vari interventi nelle opere pubbliche, con soli 640.000, cioè è impossibile per un comune. Di solo entrate eoliche abbiamo detto mediamente oltre 400.000, cioè rappresenta quasi tutte le entrate disponibili di un comune. Se noi capiamo bene e analizziamo bene questi importi, se noi eliminassimo l'entrata dell'eolico in un comune di San Sostene andrebbe in dissesto finanziario.
Se voi avete letto i giornali 2 o 3 giorni fa, analizzavano il dissesto di quasi tutti i piccoli comuni dell'area tirrenica, analizzavano quella fascia. Quindi, senza la possibilità per un comune di trovare delle fonti di reddito diverse, i comuni vanno in dissesto. E nell'andare in dissesto, voglio spiegare, diminuisce anche la capacità di indebitamento, perché il comune è come un privato che ha uno stipendio. Più lo stipendio aumenta e più può andare in banca a chiedere un finanziamento, un mutuo. Meno è lo stipendio e meno può chiedere. Quindi questi dati non solo sono importanti per la disponibilità finanziaria di un comune, ma anche per la capacità di indebitamento. Cioè quando va alla Cassa Depositi e Prestiti, vai con dei dati di capacità, di disponibilità che ti consente di contrarre mutui. Voi pensate che appena è andato in produzione il comune, il parco eolico del comune di San Sostene, io ho potuto risolvere tutti in una volta dei problemi che erano atavici, erano vecchissimi. Tipo le scuole che non avevano la metratura sufficiente per garantire la proporzione di alunno a metro quadrato. E così a seguito degli alluvioni la possibilità di protezione attraverso degli acquedotti, dei ponticelli, degli invasi, delle cosiddette cunette, dei fossati per creare un margine di sicurezza intorno ai borghi, al borgo su e alla marina, l'ho potuto fare immediatamente con i primi introiti. Il lungomare, c'è stata un'annata in cui è crollato una parte del lungomare, ho potuto fare delle palizzate. Da allora il lungomare non ha avuto più problemi. Quindi, cioè, attraverso il parco eolico c'è stata la possibilità per San Sostene di creare delle attività, in ultimo la scuola media, che mi ha consentito di autonomizzare infanzia primaria e la scuola media. Quindi, voglio dire, senza queste entrate il comune di San Sostene sarebbe andato in dissesto, come sono andati in dissesto tantissimi altri comuni. Quindi entrate per il comune e immagino anche occupazione per molte persone. Sì, allora, prima di parlare dell'occupazione, voglio precisare sulle entrate ciò che è stato, ho sentito alcuni pseudo-esperti che non leggono bene le sentenze che vengono pubblicate. Ho sentito alcune persone dire che le royalty ormai sono vietate. Purtroppo ne sento parecchie di affermazioni assolutamente non fondate, a parte che c'è un dato concreto, il Comune di San Sostene continua a percepire questi introiti, quindi non sono vietati. Ma do la precisazione di cosa significa e che cosa dicono quelle sentenze, cioè non è possibile che un comune, per il sol fatto che una società voglia inserire un parco eolico nel territorio, chiedere dei corrispettivi economici. Questo è vietato, perché non è competenza comunale, ma regionale dello Stato. Quindi l'autorizzazione unica regionale. Quindi se si presenta presso il comune, viene in comune una società a dire vorrei fare un parco eolico, io faccio una convenzione e dico vuoi fare un parco eolico, mi devi dare tutto. Questo sarebbe vietato. Proprio a livello legislativo. Ma questo non significa che il Comune non possa trattare dei corrispettivi se dà dei propri terreni in diritto di superficie, anzi è obbligato.
E qua si è espresso la giustizia amministrativa e si è espresso anche l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Cioè il Comune non può dare un bene o un servizio gratuitamente. Quindi se si realizza un parco eolico su beni privati, il Comune non può chiedere niente. Ma se, come avviene al 90%, conferisce, costituisce a favore della società un diritto di superficie sui propri beni, su alcuni terreni, sui terreni necessari per la realizzazione del parco eolico, è obbligato il Comune, non lo può regalare alla società che vuole investire, ma deve obbligatoriamente chiedere un canone. Questo canone può essere anche in proporzione alla produzione. Quindi impropriamente viene detto royalty, ma non è altro che un corrispettivo per il diritto di concessione del diritto di superficie, per la concessione del diritto di superficie. Quindi le royalty sono vietate se non vengono dati beni comunali, ma se occupano beni comunali è obbligatorio ottenere il corrispettivo. E infatti il Comune di San Sostene, che è tutto realizzato su beni comunali, ottiene e continua ad ottenere questi benefici. Quindi a chi dice sono vietati dice una cosa completamente inesatta. Infatti, prendendo una delle ultime sentenze, ritiene che quella concessione era effettivamente contraria a norme imperative, in quanto non aveva il Comune concesso alcunché alla società, né un bene né un servizio. Difatti i terreni su cui è allocato il parco eolico sono nella piena disponibilità della società, a titolo di proprietà e a titolo di diritti di superficie. Quindi in questo senso è stato dichiarato nulla la clausola sul corrispettivo. Ma se il Comune concede i diritti di superficie è obbligato ad avere un corrispettivo per l'uso del bene pubblico da parte del privato. Quindi abbiamo chiarito che assolutamente sono dei diritti economici obbligatori e che entrano nelle casse comunali. Riguardo l'occupazione lavoro, anche questo si è detto no, non è vero, perché lo controllano attraverso i computer. Anche questo è completamente errato, perché il parco eolico necessariamente, prima di tutto, ha una fase di realizzazione. La fase di realizzazione si aggira in media un anno e mezzo, tipo per un parco eolico come quello di San Sostene. E necessita di trasporto, realizzazione dei cavidotti, realizzazione delle zone dove è proprio posizionare le singole turbine, la centrale che va realizzata per lo smistamento. Sono degli importi notevoli che vengono investiti sul territorio. Io ricordo che nel periodo di realizzazione del parco eolico, io non solo in montagna, ma anche scendendo dal comune, dal borgo verso la marina, c'erano operai, ingegneri del posto, perché nella convenzione viene specificato e viene ritenuto legittimo che bisogna tenere in considerazione l'imprenditoria locale, chiaramente anche le maestranze locali. Questo fa parte proprio viene inserito nella valutazione di impatto ambientale, quindi viene proprio inserito per la fine dell'autorizzazione regionale. Io ricordo che quando scendevo dal borgo vedevo tutte queste persone, tantissime persone che lavoravano oltre che in montagna. Quindi abbiamo una fase di realizzazione che per un anno e mezzo, anche perché poi bisogna dimostrare la correttezza di tutto, quindi regolarmente assunti, quindi con tanto di regolarità, cioè è impensabile che un parco di questo venisse fatto no, senza le dovute regole, perché ci sono dei controlli molto stretti
E quindi per un anno e mezzo hanno lavorato tantissime persone, ma anche alberghi, anche ristoranti, perché venivano in continuazione a controllare la realizzazione anche da su. E hanno beneficiato non solo San Sosten in quanto tale, ma anche i comuni vicini. Questo nella fase di realizzazione. Poi c'è la fase di durata, che sono sempre quei 30-40 anni di durata mediamente di un parco eolico, salvo proroghe. E in questi periodi ci sono le manutenzioni da fare, che non sono soltanto manutenzioni specialistiche, quelle manutenzioni che necessitano maestranze che non ci sono certamente in zona, ma ci sono dei controlli continui che vengono effettuate da tecnici e da maestranze che sono locali, per esempio per l'antincendio, per la manutenzione delle strade, per addirittura la pulizia. Io li vedo sempre pulire i vari pozzetti lungo il cavidotto. Quindi c'è una squadra che per noi è di, mi sembra, 11 persone, quindi ci sono 11 famiglie che lavorano a tempo indeterminato, più altre persone che sono sempre del luogo, che lavorano per la manutenzione più spicciola delle singole turbine. Quindi è tutta un'attività, prima di tutto, occupazionale, quindi sono 12, 13, 14 persone del luogo che lavorano per il parco eolico. Sono famiglie di persone che altrimenti sarebbero andate via, no? In caso di non occupazione a lavoro, se non ci fosse stato chiaramente il parco eolico. Quindi una grande occupazione certamente di lavoro, non solo, ma con l'indotto attraverso le entrate comunali si crea poi un circuito, perché più entrate comunali ci sono e più c'è la possibilità di fare lavori pubblici e quindi di creare un ulteriore lavoro. Ulteriore lavoro, insomma, ecco. Parliamo invece ora degli svantaggi e di quelli che sono i motivi per cui spesso si costituiscono dei comitati contro i parchi eolici. Allora, il perché si costituiscono dei comitati, ci sono indubbiamente delle criticità che sviscereremo. Però è anche vero che ci sono dei comitati creati per dei contrasti più che altro politici che non per dei motivi concreti ambientali. Ma questa è una cosa fisiologica e ritengo che sia anche naturale, ma per qualsiasi grande opera. Io penso che sul ponte di Messina da quant'è che si discute? Probabilmente quando al governo c'è la destra, la sinistra ritiene che non si debba fare, quando la sinistra va al governo dice che la destra dice che non si deve fare. Voglio dire, questo fa parte della logica, delle dinamiche politiche che per chi come me è talmente appassionato di questa materia dico che in linea astratta non ci dovrebbero essere, perché bisognerebbe guardare il bene comune, che è quello del diritto alla salute, però è normale che ci siano queste contrapposizioni. Io vi posso dire il caso mio, no? Per esempio, io lo racconto spesso, Ettore Leione, a dire il vero, è stata presente nelle fasi in cui c'erano queste dispute, no? Venivano, no, anche da altri comuni per trattenere delle riunioni pubbliche. Io ricordo che anche nelle persone che mi avevano votato alle elezioni
Cioè, mi venivano a domandare perché si preoccupavano, perché venivano molte volte esposte delle problematiche, ne ricordo alcune che erano molto simpatiche, no? L'effetto ipnotico, per esempio, alcuni dicevano, l'effetto ipnotico, cioè io guardo la pala e vado a sbattere fuori strada, cioè voglio dire, si dicevano delle cose che erano veramente assurde, no? E invece vedremo quali sono le criticità e come compensarle. Quindi era normale, e vi posso dire che in quel momento l'elettorato poteva essere diviso, il mio elettorato, no? Perché chiaramente molti spaventavano per le possibili negatività, ma io ero tranquillo perché ero conoscevo molto la materia, i vari risvolti, per cui ho sempre ritenuto che gli effetti poi si sarebbero visti realmente, concretamente, e la popolazione avrebbe dato ragione nel momento stesso in cui alle successive elezioni mi sarei dovuto presentare per essere rivotato. E quindi se quegli effetti negativi fossero stati prevalenti non mi avrebbero votato, se fossero stati prevalenti invece gli effetti che io rappresentavo mi avrebbero chiaramente votato. Sta di fatto che io sono stato votato poi nei vari anni e continuo a fare il sindaco di San Sostene, che vuol dire che la gente, che la popolazione ha apprezzato e ha visto che non c'erano gli effetti negativi di cui si parlava, ma c'erano soltanto effetti positivi. Una delle critiche, quindi, che viene fatta è la distruzione del valore del paesaggio, benissimo, il deterioramento del paesaggio. E allora andiamo a vedere il paesaggio. Ecco, i comitati che molte volte si sviluppano parlano della bellezza, e quindi ritengono alcuni che non sono assolutamente, sono brutti. Voglio precisare che intanto sbagliano a parlare di paesaggio, perché parlare di bellezza, non è il paesaggio non è bellezza. E allora, bellezza è un concetto soggettivo, qualsiasi persona, qualsiasi macchina, una macchina, una persona, qualsiasi cosa può essere bella per una persona, può essere brutta per un'altra. Cioè l'estetica è soggettiva, così come il gusto. Cioè non possiamo legare l'importanza di un qualcosa su un elemento soggettivo, no? Per una persona può essere bella, per una persona può essere brutta, quindi questo deve essere scartato. Infatti il paesaggio non è estetica. Il paesaggio non è qualcosa di bello, uno può dire il panorama può essere bello o brutto, ma il paesaggio non è bellezza. Il paesaggio è qualcosa che identifica un luogo, è la memoria di un luogo, questo ci insegna la normativa europea. La normativa europea si concentra sulla identificazione del paesaggio nella memoria che rappresenta un determinato luogo. Quindi un paesaggio può essere brutto se quel luogo mi ricorda delle discariche, vedi la terra dei fuochi, è bello se invece mi fa ricordare delle situazioni positive. E allora su questo le voglio dire, voglio esprimere un concetto che dimenticano, ma guardi, non dimenticano soltanto certi comitati sul paesaggio, ma lo dimenticano molte volte dei funzionari pubblici. Io ho fatto dei corsi, sono stato chiamato all'università per dei corsi addirittura sull'alta formazione dei pubblici funzionari, ho dovuto insegnare anche a loro, e vi posso dire che molte volte il concetto è proprio deviato. Il paesaggio per esempio la legge regionale toscana misura l'importanza del paesaggio di un luogo in base alla frequentazione. Cioè meno è frequentato un posto e meno ha valore paesaggistico, più è frequentato e più ha valore paesaggistico.
Se questo è il criterio, io le posso dire che il paesaggio della montagna di San Sostene è migliorato. Perché questa televisione ne può testimoniare, ma tutti lo possono testimoniare, che ormai le nostre montagne, per la cattiva manutenzione, no, dovuta alla perdita del legame con la coltivazione dei terreni, che cosa comporta? Una manutenzione inferiore, quindi un abbandono delle strade, un abbandono ripeto, delle coltivazioni, quindi della frequentazione generale. Con il dissesto delle strade, con la mancanza della possibilità di fruire in maniera corretta, che cosa comporta? Comporta che le persone vanno meno, anche perché a livello turistico, no, tranne se ci sono dei centri turistici particolari, il bosco viene frequentato soltanto dagli esperti fungaioli, per le attività venatorie o per qualche scampagnata nei periodi estivi, in alcuni periodi Ferragosto, a Pasquetta, stop. A San Sostene, per esempio, faccio un esempio concreto, abbiamo avuto io ho le foto, addirittura degli studi da parte di scuole, anche di Catanzaro, dei progetti di istruzione scolastica, è venuto anche Teleioni in molte occasioni, ci sono delle immagini, sono addirittura due pullman grandi, no? Decine e decine di bambini che venivano a visitare il parco eolico con degli esperti che ne spiegavano i vari benefici. Senza il parco eolico non ci sarebbe stata questa frequentazione. C'è stata l'università che in molte occasioni è venuta a visitare e a studiare il parco eolico, così come c'è stata la possibilità di una frequentazione per la manutenzione delle strade di collegamento della parte nord e parte sud, che altrimenti non ci sarebbe stato, non avrebbe avuto la capacità il comune di creare manutenzione. E noi abbiamo parlato anche in un'altra trasmissione, per esempio, delle strade antincendio, cioè ha dato la possibilità a questa manutenzione di bloccare il fuoco quando si estendeva da quest'estate, abbiamo visto le difficoltà per gli incendi che ci sono stati, garantiva il fermo dell'estensione del fuoco ad altri comuni. Quindi se il paesaggio non è soltanto la bellezza, perché non è soltanto il bello che è soggettivo, ma rappresenta l'identità di un territorio, ecco, San Sostene viene identificato come la città del vento, viene identificato come un paese che è stato pioniere in questa materia, e ormai il parco eolico fa parte del suo paesaggio. La frequentazione della montagna è aumentata attraverso documentabile, no? Tutti i viaggi, sia turistici che di studio, che vengono fatti. Se il paesaggio è questo, perché è questo dal punto di vista giuridico, San Sostene ha migliorato il proprio paesaggio. Quindi i comitati del paesaggio dovrebbero imparare che il paesaggio non è estetica, se no dovremmo andare a ritroso nell'anno 1939 con le leggi Bottai che parlavano solo di bellezza, ma il paesaggio nel concetto moderno è ben altro, e a San Sostene il paesaggio è aumentato, è migliorato. Questo è la risposta ai comitati sul paesaggio. La ringrazio per essere stato qui e continuiamo nelle prossime puntate a parlare di energie rinnovabili. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.